Agrigento, l'Accademia di Studi Mediterranei, Parco Valle dei Templi, Prefettura e Ufficio Scolastico celebrano la Giornata Europea dei Giusti tra il Teatro Pirandello e la Valle dei Templi. Irene Milisenda. La Giornata Europea dei Giusti, che ricorre il 6 marzo, è una festività proclamata nel 2012 dal Parlamento Europeo per commemorare coloro che si sono opposti con responsabilità individuale ai crimini contro l'umanità e ai totalitarismi. E ad Agrigento l'Accademia di Studi Mediterranei, presieduta dall'avvocato Diego Galluzzo, in collaborazione con il Parco Valle dei Templi, diretto da Giuseppe Parello, la Prefettura e l'Ufficio Scolastico Provinciale, hanno celebrato la Giornata Europea dei Giusti al Teatro Pirandello e nella Valle dei Templi, in particolare al Teatro Pirandello, in presenza di autorità civili, militari, religiosi e personalità della Pontificia Università Lateranense, sono stati consegnati premi e riconoscimenti a scolaresche e ai singoli studenti che, aderendo al bando di concorso Adotto un Giusto, hanno presentato lavori significativi e validi per contenuto e forma. Questa è oggi una giornata importante per i nostri ragazzi. È la possibilità, un'opportunità di ricchezza e di crescita. Oggi qui abbiamo visto un'aula, una classe che è quella del teatro, dove i nostri ragazzi sono venuti e hanno partecipato insieme a tutte le autorità, insieme anche a quelle militari, quelle civili. E però credo che partendo da qui, uscendo da quest'aula virtuale, devono continuare ad esercitare il loro ruolo di studente e di alunni, perché solo così anche tutti noi possiamo essere dei giusti. E non sono premiati soltanto quelli che stanno premiando, i premiati siamo tutti noi, nel momento in cui responsabilmente, e questo è credo l'insegnamento di quello che sta uscendo oggi da questa classe, da quest'aula virtuale, tutti dobbiamo continuare a crescere per dare un contributo al nostro paese, alla nostra società. Tra gli altri è stato anche premiato il gruppo folcloristico Città di Lublin della Polonia, la cui esibizione ha concluso la prima parte della manifestazione. Poi nella Valle dei Templi si è svolto un raduno lungo la Via Sacra nel Giardino dei Giusti, inaugurato il 3 dicembre 2015 per onorare i giusti di tutto il mondo che hanno operato e operano con speranza contro ogni forma di sopraffazione, soprusi e violenze. Peraltro lo stesso giorno dell'inaugurazione fu seminato l'albero dei giusti. È un'occasione bellissima secondo me, perché l'Accademia insieme a tutte le istituzioni, al prefetto, alle rappresentanti delle più alte istituzioni scolastiche, alle professoresse ma soprattutto ai giovani, riesce praticamente a dare ad Agrigento una particolare sintonia, la sintonia che mette insieme gli uomini, la giustizia. La giustizia è il valore fondamentale che ognuno di noi dovrebbe tenere nella propria mente, nel proprio cuore, per vivere una vita sana, una vita che ha senso di vivere. Perché la giustizia significa in fondo rispetto per gli altri, non soltanto per i più deboli, ma anche per i più forti. Bisogna essere giusti unicamente perché è l'unico modo per l'uomo per poter utilizzare bene le proprie risorse e quelle degli altri. Ma credo che sia una cosa di grandissimo interesse. Anche Agrigento celebra questa Giornata Europea dei Giusti, voluta fortemente da Gabriele Nissim, che è proprio colui il quale ha sempre lottato per il riconoscimento, per la memoria soprattutto di tutti quegli eroi che si sono battuti per la giustizia, per l'intolleranza, per le sopraffazioni, ma devo dire anche per la lotta al terrorismo ed anche alla criminalità. Ritengo che l'Accademia Studi Mediterranei e quindi la professoressa Gallo abbia un grande merito, quello di avere portato ad Agrigento questo Giardino dei Giusti, che è sito proprio in uno dei punti più significativi ed emblematici, quindi lungo la Via Sacra, a pochi passi dal Tempio della Concordia, che come tutti sappiamo rappresenta appunto la fratellanza e la pace, la concordia tra i popoli. E quindi anche Agrigento oggi celebra questa giornata ricordando appunto degli eroi che sono caduti proprio col sacrificio della propria vita per la giustizia, per la lotta alla criminalità.